Che gara! Una gara vissuta al Cardiopalma praticamente fino all'ultima curva. Faccio un video al volo sulle sensazioni a caldo. La prima cosa è stata la novità in casa Ferrari, cioè che hanno differenziato la strategia, con Leclerc che è partito con gomma soft al contrario di Carlos. Una scelta che è voluta sia dal team che dal pilota per cercare di accaparrarsi la seconda piazza quanto prima possibile. Una scelta che ha pagato, perché subito in fase di partenza ha scavalcato Russell, quindi piazzandosi in seconda posizione. E su questo devo dire che negli ultimi Gran Premi qualcosa è cambiato in casa Ferrari. Cioè, in fase di partenza credo che la Ferrari abbia migliorato qualcosina, o sulla gestione del software della partenza, tipo il rilascio della frizione, eccetera, oppure qualcosa sull'ibrido, perché ultimamente le partenze stanno andando sempre bene. Ora l'ho detta e alla prossima rimangono fermi, vabbè. Fatto sta che inizialmente ero titubante, perché di fatto Leclerc si ritrovava con gomme soft che erano più prestazionali rispetto alle medie di Carlos, ma era dietro al suo compagno di squadra. E ho pensato, adesso Charles si mette a dire fatemi passare, vedete che io sono più veloce, eccetera. Invece no, invece è stata una gara impostata in modo totalmente diverso da quel che credevo, sia sul fatto che i due piloti fondamentalmente non si sono scannati, e sia perché strategicamente l'obiettivo era rallentare tutto il gruppo, sfruttando la conformazione tortuosa e lenta della pista per cercare di non creare grandi distacchi a centro gruppo e quindi possibili undercut. In questo lavoro Charles ha aiutato, perché si è mantenuto sempre a distanza, non chiedendo mai di passare, e ha lavorato veramente da team. Durante il primo stint, se andiamo a vedere la distribuzione del passo gara a violino, notiamo che il passo delle Ferrari, Leclerc col pallino rosso e Sainz col pallino giallo delle medie, sono praticamente identici a quello delle Mercedes e Norris. Cioè tutti sono rimasti costanti, aspettando praticamente una safety car che qui era data al 100% visto gli anni precedenti. Il ritmo però è cambiato dal giro 10 in poi, quando hanno chiesto a Sainz di aumentare il ritmo, visto che Russell dietro si era scocciato e quindi stava andando praticamente a prendere Leclerc. E stranamente arriva un'altra comunicazione particolare che non si era mai sentita in Ferrari. Hanno chiesto a Leclerc di aumentare il gap, ma in genere si mette il target lap time, dicono il target lap time, nel senso dicono il tempo sul giro che devono avere, quindi magari lo differenziano tra i due piloti. Questa volta la novità è stata che hanno dato proprio il gap che doveva avere, la distanza che doveva avere Leclerc da Sainz avanti, e prima gli hanno detto 3 secondi e poi 5 secondi, addirittura a questi 5 secondi gli hanno detto hai 5 secondi per 5 giri, quindi praticamente rallenta per un secondo a giro. Leclerc non ha battuto ciglio, solo che voleva costruirsi questo gap non diminuendo il suo ritmo, visto che Russell era dietro, ma cercando di spingere Carlos a andare più veloce rispetto a lui. Di fatto così è stato, perché tempo qualche curva e hanno detto immediatamente allo spagnolo di aumentare il ritmo di oltre un secondo, e infatti gli ultimi giri con gomma media sono più veloci dei puntini rossi di Leclerc, quindi effettivamente hanno rispettato quello che Charles aveva chiesto. Poi c'è stato il momento safety car come pronosticato. C'è stata grazie ad un lungo di Sergeant che è andato a muro. Il problema qual è stato? È che era solo il 20° giro, e questo voleva dire farsi oltre 40 giri con le hard, e secondo le simulazioni erano parecchi. Il problema è stato che nel momento in cui è scattata la safety car, Russell era dietro a Leclerc di solo 2 secondi, quindi decidendo di fare un doppio pit stop, Leclerc ha rallentato per dar spazio ai meccanici di rimettersi in posizione per il suo pit. È solo che così facendo tutto il resto del gruppo si è trovato attaccato a lui. Vedete, c'era spazio solo dietro Hamilton, quindi quando lui è andato ai box ha dovuto aspettare che le macchine passassero per ripartire. Questo gli è costato un'enormità, perché da secondo è subito passato a sesto dietro Norris e ha compromesso praticamente la sua seconda parte di gara.
col senno del poi forse poteva rallentare prima, cioè appena è scattata la safety car, e poi provare a dare l'ultima accelerata per aumentare la distanza con quelli che stavano dietro. Però il fatto è che è scattata quando era il terzo settore e quindi non credo c'era tempo per fare questa cosa qui. Vabbè, la rimonta è stata praticamente impossibile per Charles. Onestamente la credevo un po' più possibile questa situazione, ma ha avuto in continuazione problemi di temperatura motore e infatti parecchie volte gli è stato detto vai piano in curva 10, che era dopo un rettilineo, quindi evidentemente il motore si surriscaldava molto per raffreddarlo, e alcuni problemi al cambio. In TV non credo sia passato, ma gli è stato detto a Charles per ben 3 volte da Xavi, che lo ha comunicato, guarda che vediamo qualche problema di troppo in scalata, ma no issue, cioè vediamo la stranezza, ma per ora non è un allarme. Per fortuna per Charles effettivamente non è stato un allarme, non c'è stato alcun problema, però evidentemente qualcosa che non funzionava c'era. E se andiamo a vedere il passo dal giro 21 al giro 43, cioè quando è uscito la virtual safety car, il passo di Leclerc è stato parzialmente più alto rispetto a Carlos ed è migliorato solo quando poi le due Red Bull hanno deciso finalmente di fare il pit stop. Il tutto poi è finito al giro 43. Ocon si è fermato in curva 2 e c'è stata la virtual safety car. E qui c'è stata la scommessa di Mercedes, perdere un sicuro secondo posto di Russell per arrivare in alto, sfruttando la mescola più morbida, quindi la media, e sfruttando ovviamente il degrado maggiore degli altri. Qui c'è da fare una chiarezza, cioè la virtual safety car è scattata quando ormai Leclerc era passato, o praticamente stava passando, sulla linea del traguardo. Quindi non c'era più la possibilità di pittare. È anche vero che con una macchina ferma in curva, così come si è visto, come abbiamo visto, era quasi sicuro che praticamente arrivava una virtual safety car o addirittura una safety car, ma di fatto non c'è stato tempo. Al giro successivo poi a quel punto Mercedes chiama i box, i due piloti, ma per Leclerc era troppo tardi e quindi giustamente gli viene detto a Charles fai opposite di Hamilton, quindi praticamente fai l'opposto di quello che fa Hamilton, e così lui ha fatto. Hamilton è entrato in box e lui ha continuato dritto. Dopo il pit delle Mercedes, quando ancora la virtual safety car non era finita, Leclerc si apre il radio e dice guarda che è stata buona la chiamata di Mercedes, e l'ha detto con un tono quasi rammaricato e quasi a voler dire bah, quasi quasi ci andrei. Il problema è che era troppo, ormai era andata la situazione, tant'è vero che Xavi gli risponde semplicemente guarda è ormai troppo tardi, tra un po' la staccheranno, infatti tempo 2 curve ed è andato direttamente in green, quindi è andata verde, è finita la virtual safety car. Ora onestamente poi vedrò bene i tempi. Forse io con Sainz, dicendolo da casa, che è un'altra cosa da star lì, avrei pittato, sarei andato al pit per mettere una media nuova. Ovviamente da fuori è facile parlare, cioè chi avrebbe rischiato un primo posto sicuro, ma un primo posto che per la Ferrari di adesso vale oro, quasi per voler mettere poi le medie, e se non riuscivi a rimontare, giustamente loro non l'hanno fatto, forse io l'avrei fatto, ma detto da casa è molto facile. Alla fine hanno fatto bene, perché se guardiamo i tempi della Mercedes erano fortissimi. Guardate qui i pallini gialli della gomma media della Mercedes, quanto sono più bassi rispetto a quelli della Ferrari, guadagnando tantissimo. Voi pensate che a 15 giri dalla fine a Sainz gli viene detto guarda che le Mercedes sono un secondo più forte di te a giro e che ci sono 15 secondi e mancano 15 giri. Cioè praticamente vedi di andare forte, perché da qui alle ultime tornate, gli ultimi giri ti vengono a prendere.
E lì c'è stata la magia di Carlos, perché ha fatto una magia, perché in radio lui si sentiva che era molto nervoso, aveva un'ansia pazzesca che tutto andasse storto per la sua vittoria. Addirittura delle volte chiedeva dei distacchi, dimmi dei distacchi, mentre delle altre volte, quando l'ingegnere glielo diceva, urlava che non voleva sentire nessuno. Però alla fine è rimasto con una concentrazione pazzesca, chiedendo il gap di Norris dietro giro dopo giro. Adami effettivamente gli comunicava anche più di una volta a giro, e lui che faceva? Siccome il detection point del DRS erano prima delle curve lente, più o meno 90 gradi, lui in quella curva frenava molto, si faceva prendere 08-09 in modo tale che Norris aveva il DRS e si poteva difendere dalle Mercedes, e poi andava per il resto di giro. È stato molto molto intelligente, nonostante fosse delle manovre veramente al limite e rischiose per la posizione, lui è stato furbo a lasciare quegli 0,8 secondi, tanto che bastavano per far scattare il DRS di Norris, ma non dargli molto vantaggio, quindi non farsi superare. Peccato per Russell alla fine, che come si vede dal video, lui praticamente vede Norris davanti che sfiora il muro, decide di sfiorarlo anche lui per avere una migliore uscita, peccato che lo colpisce pesantemente e quindi sfascia l'auto. Una manovra che gli è costata carissima. Una manovra data non solo dalla voglia ovviamente di prendersi una seconda piazza e potenzialmente prendersi la vittoria, ma sapeva oltretutto che dietro aveva Hamilton, quindi era doppiamente sotto pressione. Insomma, peccato che poi sia finita male ed è costata carissimo a George, mi dispiace. Vabbè, alla fine ci siamo goduti l'inno d'Italia, la gara è stata divertente più di quanto sembrava all'inizio, perché i primi giri con una gestione del passo gara a quella maniera sembrava dovesse essere noiosa, invece è stata carica di tensione fino all'ultimo, praticamente fino all'ultimo giro, ed è stato un bel podio meritato per tutte e tre. Ditemi ora sotto nei commenti cosa ne pensate della gara, delle strategie, se si poteva far meglio, se Sainz si doveva fermare alla virtual safety car, insomma ditemi voi sotto le vostre considerazioni e ciao!